Stamattina è venuto a trovarmi con una canoa Nino. Allora, Nino è un amico di un mio amico, è Mimmo. Ottimo velista, ottimo veterinario. Che mi ha chiamato ieri dicendo: senti, c'è un mio amico che ti segue su YouTube, ha visto che sei a Scilla e ti deve venire a trovare. Può venire? Amico tuo, sì, può venire. Ma lui verrà sul presto, va bene per le 7? No, non va per niente bene per le 6. Dalle 7 in poi possiamo aprire una trattativa. Insomma, alle 8 è arrivato Nino, persona simpaticissima, piena di umanità, che ha la mia età, anzi è 6 mesi più giovane, infatti gli ho detto che mi deve dare del voscenzo. Voleva portare cornetti o altro, ho detto no, guarda, io per ora ho problemi di diabete, ecco, non mi portare niente. Vabbè, ti ho portato qualcosa dal mio orto. Ora vi faccio vedere quello che ha portato dal suo orto. Cominciamo con queste due papaie. Io però potrò prenderne solo un pezzettino al giorno. Poi cetrioli e fagiolina, che hanno nulla a che vedere con quelle che si comprano nei supermercati. Andiamo avanti, altri cetrioli, cipolle, qua sono famose le cipolle di Tropea, pomodorini. Allora, questa cosa delle visite in canoa sta cominciando a diventare un'abitudine. Il primo a venirmi a trovare in canoa anni fa è stato Fabio Scaccianoce, che è un velista di Catania, che ha l'abitudine di andare a fare campeggio con la famiglia a Timberi. Ha visto Horus all'ancora, insomma, che pigramente dondolava davanti ai laghetti, ed è arrivato uno con la canoa, dice: Giovanni, io sono Fabio. La cosa mi ha fatto, che era la prima volta, mi ha meravigliato molto, e gli ho detto sali. Però con Fabio è rimasta una buona amicizia, ci vediamo quando vado a Catania. Io mi appoggio ai miei amici, alla mia famiglia del circolo Tamata, lui invece è al NIC, un altro circolo velico che è adiacente al Tamata. Quattro chiacchiere ce le scambiamo sempre. E oggi è arrivato Nino, sempre con la canoa. Nino poi è un personaggio, sembra veramente da scrivere un libro, a parte che mi ha raccontato tutta la sua vita, insomma la vita se l'è vissuta e goduta come giusto che sia. Lui fa traina, pesca a traina con la canoa, e oggi ha preso un piccolo barracuda. Poi è un appassionato di biciclette. Insieme al figlio hanno fatto da Reggio Calabria, passando col traghetto ovviamente, fino a Cefalù e ritorno. Per uno che ha la mia età io gli darei una medaglia d'oro olimpica honoris causa, perché insomma, meglio di questo. Insomma, questa è l'umanità qua che c'è nel sud, Calabria, Sicilia. Anche la storia di Scilla che va come un pendolo tra storia, mitologia, fantasia e realtà. E questo è proprio il fascino del sud, e questo è anche il fascino di Scilla, che è davvero un gioiellino. E siamo a terra a Scilla. Con le sue case a picco sul mare, che ricorda molto la parte storica di Cefalù, e se volete con un po' di fantasia anche Venezia. Qua in rada alle boe di Giovanni ci sono le barche. Questa è la piccola Horus. Ora saliamo nel paese.
Quando siete nervosi, stanchi, siete due spazzate. Io le rompo le palle con il tanto, invece lei non ve la faccio vedere. Allora, Scilla o Cariddi? E prima ancora, perché Scilla? Qual è la storia di questo nome che poi una persona? Allora, secondo la mitologia greca, Scilla era una ninfa bellissima, figlia di un dio, che ebbe il torto di innamorarsi di Glauco, un uomo molto bello, del quale però si era invaghita la maga Circe. La maga Circe, per evitare la concorrenza, diciamo così, trasformò Circe in un mostro con 6 teste e 12 gambe e una quantità indefinita di code. Tutto questo per poter avere Glauco con sé. Qua parliamo di mitologia, ovviamente. Scilla è conosciuta perché è contrapposta a Cariddi, che è un'altra piccola località, però in Sicilia, non in Calabria. E anche qua ci sono tantissime versioni, anche là non si capisce bene se abbiano un fondamento, perché a quei tempi quando c'era un'informazione, diciamo, ancora meno precisa di quella attuale, se qualcuno si inventava una cosa, questa cosa veniva ripetuta e ingigantita fino a quando diventava vera e poi rimaneva vera per secoli. Si dice per esempio che Scilla e Cariddi erano due mostri che stavano sulle sponde opposte dello stretto di Messina, che avevano come compito quello di distruggere tutte le navi che passavano, tant'è che si diceva che era un posto pericolosissimo da attraversare. Ora, io qualche migliaio di anni fa non c'ero, però in tempi recenti, diciamo, se usiamo i tempi della storia, tutte le volte che ho fatto lo stretto e quindi passando tra Scilla e Cariddi, no, è uno dei posti più tranquilli dove abbia mai navigato. Tant'è che anche nella storia marinaresca i punti più pericolosi da attraversare sono Capo Orno, Capo di Buona Speranza, insomma, nessuno ha mai parlato del Mediterraneo e tantomeno di Scilla e Cariddi. C'è anche un'altra teoria molto più benevola e casereccia. Scilla e Cariddi nell'antichità erano due dei tanti nomi che si davano a crostacei e gamberetti, per cui il detto tra Scilla e Cariddi significa è inutile che perdi tempo, tanto se vai a Scilla o vai a Cariddi sempre gamberetti mangi. Un'altra cosa era un po' più negativa, per esempio c'era, e questo insomma lo racconta Omero, c'era un detto latino, e questo lo leggo perché non me lo ricordo, incidit in scillam cupiens evitare charybdim, che significa vai a finire a Scilla volendo evitare Cariddi, nel senso vai a finire dalla padella alla brace, sempre male ti va a finire. No, queste sono tutte le varie ipotesi sulla leggenda di Scilla e Cariddi. Secondo alcuni storici Scilla fu fondata ai tempi della guerra di Troia, quando arrivarono qui degli uomini di mare, pescatori, che venivano dalla Liguria e dalla Spagna. A quei tempi no, le migrazioni erano roba che quelle di oggi sono giochi da ragazzi. E hanno fondato questo piccolo villaggio, che oggi conta più di 5.000 persone, perché è tutto pieno di rocce, e il che secondo loro avrebbe facilitato le operazioni di pesca. Oggi Scilla campa di pesca, anche se campare di pesca oggi è un modo improprio di definire un progetto di lavoro e di sviluppo, e di turismo. D'altra parte Scilla è inserita nella lista dei borghi più belli d'Italia ed è chiamata anche la Venezia del Sud.
qui le barche della famiglia vengono tenute in casa, sono assicurate dalle cime qua, quando devono uscire le mollano e sono a mare. Insomma, Scilla a me è piaciuto. Il viaggio di ritorno, qualora dovessi passare di nuovo da queste parti, io mi fermo, ho trovato persone gentilissime, Giovanni e la sua famiglia che gestiscono questo service di boe, sono gentilissimi, fanno ottimi prezzi, fino a mezzanotte ti vengono a prendere con la barca e ti lasciano a terra, ma poi ti riportano in barca. Se ti serve qualcosa chiedi, in 5 minuti te la portano, no, meglio di così. E con questo ci prepariamo per la nottata e poi domattina ricominciamo, ci rimettiamo in rotta e continuiamo a risalire il Tirreno. Ed è Fabio che mi riporta in barca.